immediatamente il Teatro Stabile delle Marche, fermare l'emorragia, recuperare i crediti esigibili, quei pochi esigibili che ancora ci sono, commissariare, rivolgersi al prefetto per farla commissariare e attuare ciò che ha sentenziato la Corte dei Conti. Qui invece si fa l'esatto contrario, cioè si vorrebbe conferire ulteriore patrimonio dei cittadini di Ancona alla fondazione del Teatro Stabile per farli distruggere nuovamente, e la Corte dei Conti non ha dato questa indicazione, ha dato tempo fino al 30 settembre del 2012 per rimediare alle gravi irregolarità contabili, ben tre, che sono state puntualmente segnalate. Qui invece si vorrebbe conferire un giorno il Teatro delle Muse, un giorno tra poco anche il Palazzo del Comune, il magazzino di Colle Marino, lo sperimentale. A che cosa? Ad alimentare un'emorragia? Quando c'è una perdita anche in casa d'acqua, la prima cosa che si fa è si chiude l'interruttore, si chiude il rubinetto principale, poi dopo si va ad asciugare. Perché, onorevole Duca, a pagare saranno specificatamente i cittadini? Perché il patrimonio del Comune di Ancona è il patrimonio dei cittadini di Ancona, non di Gran Milano, della Giunta o dei consiglieri comunali, che li amministrano pro tempore. Tra l'altro, la ringrazio della domanda, sembra che ieri Regione e Provincia abbiano sospeso il Consiglio di Amministrazione, rinviandolo di una settimana, imponendo al Comune di conferire patrimonio o comunque ripianare i debiti della Fondazione. Ma la Regione e la Provincia sono soci, come il Comune di Ancona, della Fondazione TSM. Per quale motivo a pagare i debiti deve essere soltanto Ancona? Il Comune è il bancomat di Regione e Provincia? O meglio, i cittadini di Ancona sono il bancomat di Regione e Provincia? È una singolarità che credo la dica tutta sull'esigenza di, appunto, anche che l'assessore comunale di Eca si dimetta, perché non è più possibile continuare in questo modo.